Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante da Daxy 94. Questa è la parte numero 28. Allora, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che all'interno della torre memoria, questa qua davanti, questa qua, in cima è possibile ottenere il velo puro e la MN04. Ma il video non l'ho potuto fare perché non sono riuscito a registrare l'audio. E ormai avevo cancellato il video che avevo fatto senza audio perché avrei voluto narrarlo, ma ero anche fuori tempo e quindi non mi piaceva anche mandarlo a velocità doppia. La torre memoria è composta da 3 o 4 piani con contati 6 allenatori, se non più, che hanno Pokémon tipo tra cui Cleffa, cioè Pokémon deboli, comunque a livello 16-17. Ci sono 2-3 strumenti da raccogliere. I Pokémon selvatici che si trovano sono Gastly, comunque Pokémon tipo spettro che possono stare all'interno di una torre. Ok, allora in questo video inizieremo il percorso a nord di Flaminia. Gli allenatori li ho già battuti tutti perché non avevo niente da fare, quindi sono abbastanza avvantaggiato. Ok, andando a nord è possibile andare verso Memoride, ma il percorso però è bloccato da degli Psyduck immobili che non intendono spostarsi. All'interno di questa baita ci sono 3-4 allenatori che possono sfidarci, ovvero questa cameriera e questi due seduti questi due seduti che sono uguali. Poi invece questa cameriera qua dietro il bancone ci serve, ci fa, può far comprare del latte Mumu a 500 euro, 500 bottiglia. Ok, il percorso 215 è sott'acqua, è bagnato dalla pioggia. Gli allenatori li ho già battuti, tranne 2-3, perché non avevo voglia. Parlando con questo ninja si può ottenere un MT, che ora vi faccio vedere. Scusate, ma c'è l'emulatore che ha dei piccoli momenti fate le sue piccole pause, quindi aspettatemi qua. Ok, eccomi tornato. Allora, vi dicevo appunto dell'MT. Ok. Allora, l'MT che si può ricevere da questo è MT, aspettate, ah sì, 40, no, 40, 46, sì, furto, se non faccio da non erro, perché non me lo ricordo neanche io più. Ok, allora tagliamo questo albero, battiamo l'allenatore e recuperiamo quello strumento. La pioggia all'emulatore a quanto pare non piace, come vedete è più lento rispetto del normale. Ok, questo qua ci diceva che non faceva un pesolino, ma stava soltanto facendo finta di dormire. Vabbè, saranno cavoli suoi, ma non mi interessa più di tanto. Ok, allora. Ha tre Pokémon tipo lotta. Infatti la prossima palestra sarà con Pokémon tipo lotta. Quindi casa Staravia salirà di livello in modo assurdo. Ok, allora, il prossimo Pokémon è Machop. Ok. L'ultimo Pokémon è Meditite. Ha due Meditite. Ah, quindi ha due Meditite e un Machop. Ok, se continuo a non bloccare l'emulatore mi faccio un favore da solo. Questa rabbia è così livello 33. Ok, recupero lo strumento, questo strumento qua, una lastra pugno che do immediatamente a Monferno. Lastra pugno e la do a Monferno. Ok, allora qui recupero questo strumento
che è un super guardia. Recupero con le bacche anche, prima che me ne dimentico. Ok, Bidoff fa il suo lavoro, quello di porta MN, ovvero cavia. Ok, lo colgo anche. Questa è bacca pesca. Però prima attivo un repellente, perché so che appena entro nell'erba mi troverò con un selvatici. Non sono già sicuro, quindi lo attivo per prevenire. Ok, qua cosa si può fare? Niente. Però tagliamo comunque l'albero, perché uso come via di scorciatoio. Cosa c'è da fare? Battere questo allenatore? No, l'ho già battuto. Ah, ok, devo prendere prima questo strumento, quelle bacche. E poi penso che siamo arrivati a Rupiopoli, la sede del Team Galassia. Questa è la 34, ovvero Ondashock. Finisce l'effetto del repellente, ma a me non mi importa. Questo non vuole neanche combattere. Allora, ti devi recupero questo strumento. Una cura totale. Lo sapevo, avrei dovuto tirare un altro repellente. Qua troviamo un Ponita, che non so come non faccia a spegnere il fuoco. Non so come la pioggia non riesca a spegnere il fuoco che ha come criniera coda. Però, andiamo avanti. Adesso terminerà di piovere. Qua troviamo una bacca kiwi. Che nomi strani. Aggiungendo bacca a qualunque frutto si può creare una bacca particolare. Bacca mango. Non so, creo anche la bacca anguria a questo punto. Ok. Qua dentro smetterà di piovere, perché siamo al coperto. E siamo arrivati a Rupiopoli. Ok, allora gli altri problemi li risolviamo nel prossimo video. Però prima di tutto direi di andare a curare i nostri Pokémon. Questa città io la trovo veramente strana. Quando ci ho giocato sul Nintendo DS a questo gioco, non riuscivo, non sapevo bene, non sapevo dove andare, mi perdevo per la città. Ragazzi, questo video termina qui, quindi votate, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti!